I suppose you need to be close enough to someone to trust them. L'ultimo concerto di Amy Winehouse, un triste addio. Il 18 giugno 2011 Amy Winehouse si esibì per l'ultima volta dal vivo al Kalemegdan Park di Belgrado, in Serbia. Questo concerto, che avrebbe dovuto segnare l'inizio di un tour europeo, si trasformò in un evento tristemente memorabile per le difficoltà che la cantante affrontò sul palco. La serata del concerto Amy Winehouse salì sul palco visibilmente alterata, probabilmente sotto l'effetto di alcol o droghe. La sua performance fu caratterizzata da numerosi problemi. Dimenticava le parole delle canzoni, andava fuori tempo e spesso biascicava le frasi.
La cantante sembrava disorientata e incapace di mantenere il controllo, tanto che a un certo punto si coprì il volto con una mano, come se si vergognasse della sua condizione. Nonostante il supporto della sua band e dei coristi, che cercarono di mantenere la professionalità, la serata fu un disastro. Amy inciampava e barcollava, mentre il pubblico, composto da circa 20.000 persone, la fischiava e mostrava il proprio dissenso. La performance fu interrotta più volte e alla fine Amy abbandonò il palco, incapace di continuare. Le conseguenze. Questo concerto segnò un punto di non ritorno per Amy Winehouse. Le sue condizioni di salute erano già precarie e l'evento di Belgrado evidenziò ulteriormente la necessità di un intervento serio e immediato. Purtroppo, Amy non ebbe il tempo di riscattarsi. Il 23 luglio 2011, poco più di un mese dopo, fu trovata morta nel suo appartamento a Londra. Curiosità e dettagli. L'abito dell'ultimo concerto. L'abito indossato da Amy Winehouse durante il concerto di Belgrado è stato venduto all'asta per $234.000 nel 2021. Questo vestito, un mini abito verde e nero, è diventato un simbolo della sua ultima esibizione pubblica. Il tour europeo. Il concerto di Belgrado era una delle prime tappe di un tour europeo che avrebbe dovuto rilanciare la carriera di Amy. Tuttavia, dopo il disastro di Belgrado, le date successive furono cancellate. Il supporto della band. Nonostante le difficoltà di Amy, la sua band mantenne un comportamento professionale. I coristi Zalon Thompson e Ade Omotayo cercarono di salvare la serata cantando da soli alcuni brani. Un concerto segreto. Solo una settimana prima del concerto di Belgrado, Amy si era esibita in un concerto segreto al 100 Club di Londra, dove sembrava in forma smagliante. Questo contrasto evidenziò ulteriormente la sua lotta contro i demoni dell'alcol e della droga. Riflessioni finali. L'ultimo concerto di Amy Winehouse rimane un triste ricordo nella storia della musica. La sua voce unica e il suo talento straordinario sono stati oscurati dalle sue battaglie personali. Tuttavia, la sua musica continua a vivere e a ispirare milioni di persone in tutto il mondo. Fabio Silva è il tuo compagno di giornata, dal mattino alla sera, una voce appassionata, stranezze e notizie, un mix sorprendente, ogni figa è un'avventura.